Buonasera, sono Erika Mineo in arte Amara di Prato e Chantal Savoldi in arte Shanti di Savona, le due artiste che hanno preso parte ad Area Sanremo, scelte stamani da Carlo Conti e dalla commissione giudicatrice della RAI che andranno al Festival di Sanremo 2015 nella categoria Giovani. Sentiamo Carlo Conti, conduttore del Festival della Canzone Italiana 2015, le due vincitrici di Area Sanremo e il maestro Giovanni Allevi della commissione giudicatrice. Scusate. Con la commissione avete scelto due giovani donne che saliranno sul palco dell'Ariston. Due giovani meravigliose voci femminili alle quali auguro tanta fortuna, ma soprattutto auguro tanta fortuna anche agli altri che non sono stati scelti, con la speranza che sì, si è chiusa una porticina, ma che si possano aprire per loro mille altre porte. Come accade sempre nel Perché sarà un bel festival? Non lo so, questo ve lo saprò dire il 15 di febbraio. Tireremo le somme e vedremo se possiamo essere felici di quello che abbiamo fatto. Qual è il Tanto titolo? pedaliamo e lavoriamo come faccio sempre. Ma sarà un festival pop. Poi se c'è la nostalgia o no, non lo so. Credo che sarebbe bello poter respirare tanti sapori, tanti momenti, tante emozioni diverse. Chi ti affiancherà nella conduzione? Rita Forte e Fiordaliso. No, scherzo, scherzo. Però è un'idea, ci devo pensare a questo. Ospiti stranieri ce ne saranno? A Sanremo gli ospiti stranieri ci sono sempre stati, anche perché alcune proposte sono state proprio lanciate dal palco di Sanremo, no? Quindi vedremo. Non credo che si possano portare novità al Festival di Sanremo, è una tradizione del nostro paese, gli si può dare un sapore, ma il Festival di Sanremo resta il Festival di Sanremo, la gara delle canzoni rimane al centro e resterà al centro. E stranieri in gara? No, potrebbe esserci qualche voce internazionale o magari qualche voce. No, no, anche in gara, perché no? Cioè, hanno presentato delle cose del genere, sì, dei cantanti stranieri che cantano in italiano. Ci sarà la promozione per Sanremo, per i fiori? Guarda, completeremo tutto con una cosa sola. Io arriverò in bicicletta con dei fiori, con un mazzo di fiori, suonando il violino. Quanto sei emozionata? Da 1 a 10.000. Te l'aspettavi? No, assolutamente no, veramente. Ero già soddisfatta di essere tra gli 8 e per me è stato un buon risultato, però no, non me l'aspettavo assolutamente. Racconta un po' il tuo percorso. Io vengo da veramente una musica, dalla musica soul, dalla musica jazz, studio in conservatorio canto jazz ed è da un anno o due che mi sono buttata un po' nel pop italiano, quindi non mi sentivo ancora abbastanza, non so come dire, pronta, eppure i giudici hanno creduto in me e spero di proporre un progetto che piaccia a tutti. Questo diciamo che è il sesto anno, sono arrivata fino a questo punto per gli ultimi cinque, diciamo. Sono stata ferma soltanto 2 anni perché stava diventando quasi una cosa ossessiva e l'arte non vuole quel tipo di emozione. E quindi niente, torno quest'anno con il mio nuovo nome, Amara, e niente, forse è il mio momento. Il tuo genere musicale qual è? Io sono una cantautrice, non so se un genere potrebbe associarsi a un pop rock. Che cosa porti per il festival? Un portatore d'amore. È vero che insomma è stato difficile scegliere. È stato difficile perché c'era una ricerca musicale in ogni brano, da un punto di vista armonico, melodico, anche ritmico, negli arrangiamenti. I testi erano molto profondi ed impegnativi. Stiamo vivendo un'epoca difficile e i nostri giovani la rielaborano in maniera sincera, cercando spiragli interiori, e vogliono raccontare questa dinamica complessa, e lo fanno attraverso la musica, e dunque poter scegliere è stato davvero difficile. Come si sta dall'altra parte? In fondo lei ha partecipato al Festival di Sanremo. Sì, ho avuto la possibilità questa volta di essere giudice. In genere sono giudicato, sono il giudice più implacabile di me stesso. Votiamo decisamente pagina. Sergio Cofferati, candidato alle primarie del Partito Democratico per la Regione Liguria, è intervenuto sul tema del lavoro. Cofferati, europarlamentare, ha evidenziato come l'occupazione sia una delle questioni principali da affrontare a tutti i livelli. Sentiamo.
Sergio Cofferati, un cambiamento della Liguria, quello che lei prospetta, che passa anche attraverso nuove politiche per il lavoro. Occupazione è un problema nazionale, anche internazionale, potremmo dire per certi versi, ma che cosa si può fare di concreto in Liguria e cosa potrà fare domani la Regione? Il lavoro nasce soltanto da grandi investimenti, sia pubblici che privati. La Regione deve costruire le condizioni per attrarre questi investimenti. La debolezza infrastrutturale della Liguria è nota, è antica e ahimè rappresenta addirittura un dramma. Se pensiamo alle difficoltà a movimentare le merci oppure a far spostare le persone, siamo di fronte ad un quadro a volte desolante. I nostri porti sono delle occasioni di grande rilievo, ma la loro potenzialità non viene utilizzata principalmente perché sono isolati dal resto del paese. Devo dire che non serve soltanto però fare grandi investimenti e dunque creare nuovo lavoro. Bisogna anche proteggere le persone che il lavoro non ce l'hanno o lo perdono. Per questo motivo credo che sarebbe importante una sperimentazione di un modello di reddito minimo garantito in Liguria. Unificare tutte le varie forme che si usano oggi, le varie forme di cassa integrazione o di disoccupazione, per riunificarle in uno strumento universale che vale per tutti. Vale per chi ha perso il lavoro, vale per chi non lo trova. Vale per la famiglia povera che non ha più un'attività alla quale fare riferimento. La sperimentazione sarebbe un gesto coraggioso per costruire poi anche un'ipotesi di reddito minimo nazionale. Intanto sabato prossimo Raffaella Paita, anche lei candidata alle primarie del centro-sinistra per la presidenza della Regione Liguria, riunirà tutte le grandi reti di associazionismo e volontariato. L'obiettivo è quello di costruire un profilo strategico per la Liguria per i prossimi 10-15 anni. Sentiamo. Siamo convinti che questo territorio, se non lo includiamo, sarà diciamo un territorio che rischierà progressivamente anche di sfilacciarsi, e siccome possiamo contare su un grande patrimonio di partecipazioni e di idee, noi le vogliamo incanalare veramente in un grande progetto che rianimi, ecco, un po' la partecipazione diffusa del territorio genovese e ligure. Ma noi abbiamo il dovere di condurre questa campagna elettorale sulle idee, sui contenuti, che è quello che sto cercando di fare io. Oggi presento il programma generale, ma in realtà anche all'iniziativa organizzata dal Partito Democratico io ho parlato solo di contenuti, non ho lasciato spazio neanche per un secondo alle polemiche, cosa che invece diciamo il mio antagonista ha fatto. E poi essere tutti uniti dal giorno 12 a sostenere l'avversario vero che è il Movimento 5 Stelle e centrodestra. C'è grande attesa per l'incontro che si terrà a breve a Palazzo Chigi a Roma per discutere della vicenda della centrale della Tirreno Power di Vado Ligure. Intanto è andata in scena ancora una protesta con sindacati e lavoratori che sono scesi in piazza, in particolare in un servizio. Senza lavoro non c'è futuro! Senza lavoro non c'è futuro! Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha convocato le parti coinvolte nella vicenda della centrale di Tirreno Power di Vado Ligure per l'11 dicembre a Palazzo Chigi a Roma. A renderlo noto è stato il Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando. La centrale a carbone di Vado Ligure è ferma dal marzo scorso su ordine della magistratura per violazione all'AIA e la Procura di Savona sta indagando per disastro ambientale colposo. Intanto, alla vigilia della conferenza dei servizi per valutare la possibilità di varare una nuova AIA, i lavoratori di Tirreno Power insieme ai colleghi dell'indotto hanno dato vita ad un corteo che ha sfilato da Vado Ligure fino a Savona per chiedere con forza la riapertura della centrale. 9 mesi di cui buona parte di queste persone qua sono senza lavoro, sono senza uno stipendio e non sanno come arrivare alla fine del mese. Dopo 9 mesi tutte quelle che sono le parti in carico non sono ancora riuscite a dare una risposta a questi disgraziati, a noi tutti i lavoratori. Noi abbiamo sempre chiesto che le istituzioni pubbliche dicessero quella che è la reale condizione della salute della popolazione. E siamo ancora lontani dal fatto che le istituzioni si prendano carico della vicenda di Tirreno Power. Noi chiediamo che lo faccia il governo. Sì, perché vogliamo un trattamento equo come le altre centrali a carbone. L'aria è sempre uguale come prima, lo dimostrano i dati, lo dimostrano i dati.
Il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, il presidente dell'ANCI Liguria Marco Doria e il presidente dell'Unione Regionale Province Liguri Monica Giuliano hanno convocato un incontro per domani alle 11 nell'aula del Consiglio regionale sul tema del riordino delle province e della delicatissima situazione che si è delineata nell'immediato futuro a seguito delle drastiche riduzioni previste per il prossimo anno. All'incontro sono stati invitati i parlamentari liguri, i rappresentanti delle province liguri e delle città metropolitane, gli assessori, i consiglieri regionali, rappresentanti dei comuni liguri e prefetti, le organizzazioni sindacali, confederali della funzione pubblica, il rettore dell'Università di Genova e l'ufficio scolastico regionale. Alla riunione parteciperanno quindi anche amministratori e rappresentanti sindacali della provincia di Imperia. Un presidio è previsto fuori dall'aula del Consiglio regionale, al quale parteciperanno anche vari dipendenti della provincia di Imperia. L'annuncio della sospensione e del ritiro del decreto che imponeva il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli entro il 16 dicembre è stato dato ieri sera dal sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, annuncio accolto con soddisfazione da più parti del mondo dell'agricoltura e delle istituzioni. La senatrice del Partito Democratico Donatella Albano ha detto che ora occorrerà valutare al più presto quali criteri verranno utilizzati per calcolare il nuovo tributo, confidando che questa volta si faccia tesoro del lavoro svolto nelle commissioni agricoltura alla Camera e al Senato. Il Ministero dell'Economia ieri sera ha parlato di utilizzare un emendamento alla legge di stabilità che ora approderà al Senato, oppure un decreto legge che confluisca sulla manovra finanziaria. Voltiamo nuovamente pagina. È stata celebrata oggi Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Una ricorrenza tradizionale molto sentita sia dai due corpi sia dalla popolazione. All'Imperia la Santa Messa con il Vescovo Antonio Suetta. Vediamo. È stata celebrata questa mattina Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Un momento importante di incontro e di memoria tra colleghi in servizio ed in quiescenza ed anche un'occasione per rafforzare sia i legami interni al corpo dei Vigili del Fuoco e a quello della Capitaneria, sia con le altre istituzioni ed enti che operano quotidianamente al loro fianco. Santa Barbara è la patrona dei due corpi perché rappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo senza possibilità di evitarlo. È proprio per questo che sulle navi da guerra da sempre è presente l'immagine della Santa a protezione del deposito delle polveri chiamato appunto Santa Barbara. La cerimonia ufficiale d'Imperia ha preso il via presso la chiesa collegiata di San Giovanni ad Oneglia, dove Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Sanremo Ventimiglia, ha celebrato la Santa Messa alle 10 di questa mattina. Quando noi celebriamo una festa riviviamo sempre un momento innanzitutto di gratitudine gioiosa, riconoscendo che tutto quello che siamo e che abbiamo. Al termine della cerimonia, dopo aver deposto una corona in memoria dei caduti presso la lapide commemorativa all'ingresso della sede centrale del comando provinciale, si sono svolte alcune dimostrazioni alla presenza delle scolaresche. In Capitaneria, intanto, dopo l'assemblea generale del personale, è avvenuta la consegna delle benemerenze per il servizio prestato. E oggi Santa Barbara è stata celebrata anche dall'ANAS, essendo Santa Barbara la patrona anche dei minatori. Attualmente sulla rete ANAS di 25.000 km sono attivo in fase di attivazione 108 interventi per nuove opere per un importo di oltre 11 miliardi e mezzo. Nei cantieri in corso per complessivi 320 km sono in fase di costruzione 53 gallerie ed uno sviluppo pari a 55 km. Si è chiusa nel mese di novembre la seconda edizione dei corsi di approfondimento sul tema dei rischi naturali organizzati dal Centro di Educazione Ambientale Provinciale e dall'Ufficio Protezione Civile della Provincia di Imperia, destinati agli studenti delle scuole medie. Ogni gruppo di studenti ha ricevuto 2 ore di formazione teorica in classe e concluso l'esperienza assistendo in una giornata successiva alla simulazione di un intervento di emergenza, sperimentando i comportamenti corretti da tenere per proteggersi e per aiutare gli altri in situazioni di pericolo.
Si apre uno spiraglio per i precari della scuola in provincia. Con la sentenza della Corte di Giustizia europea, infatti, i docenti senza cattedra fissa dovrebbero diventare di ruolo ottenendo la nomina a tempo indeterminato. Nel nostro territorio esistono 320 precari che hanno il contratto a tempo determinato. Secondo Giovanni Poggio, direttore dei licei Imperiese del Ruffini, l'utilizzo dei precari, come è avvenuto finora, non è positivo, in quanto ne soffrirebbe la didattica e la programmazione, con una discontinuità controproducente. Con la loro stabilizzazione si avrà invece la certezza di un numero di dipendenti sicuro e non più legato a nomine temporanee. Quasi un giovane su 10 viene assunto alla fine di uno stage, quanto dimostra il sistema informativo Excelsior di Union Camere e Ministero del Lavoro, elaborando i dati relativi agli stage e ai tirocini svoltisi nelle imprese italiane nel 2013. 217.000 le imprese ospitanti, oltre 310.000 gli stagisti ospitati, quasi 30.000 gli assunti alla fine del percorso, il 5,5% in più dell'anno precedente. Dati positivi quindi, che avvalorano l'impegno a favore dell'alternanza scuola-lavoro messo in campo da Union Camere e dal sistema camerale svoltosi quest'anno anche in provincia di Imperia. L'europarlamentare Renata Briano chiede risposte alla Commissione sui pericoli del calabrone asiatico introdotto in Francia dal 2014 e diffuso in altri paesi del continente, compresa l'Italia. I metodi e le tecniche di lotta applicate sinora in Francia e in altri paesi si sono dimostrati del tutto insufficienti a contenere l'espansione del calabrone. Serve un piano nuovo, efficace e sostenibile. Secondo l'onorevole Renata Briano, serve un programma nuovo e serio per arginare il pericolo per uomini ed ecosistema. Noi facciamo una breve pausa e poi la seconda parte del giornale. A tra poco. Domani è in distribuzione in edicola Rivisto, il Free Press della Riviera Ligure, Costa Azzurra e Basso Piemonte, diretto da Daniele Lacorte. In questo servizio vediamo un'anteprima degli articoli presenti nei giornali. Il vescovo scomodo ed i veleni della curia. Questo è il titolo del nuovo numero di Rivisto in distribuzione gratuitamente nelle edicole a partire da domani. Il Free Press si apre infatti con un'analisi su quanto accaduto all'interno della diocesi di Imperia Albenga con il vescovo Mario Oliveri.
Nelle pagine interne spazio alla questione di Piazza dei Leoni ad Albenga, con il mistero di un divieto di parcheggio ed uno stato d'incuria. Particolare poi, sempre da Albenga, il servizio su un clamoroso errore inciso in una targa commemorativa dell'arma dei carabinieri. Forte la denuncia relativa alle conseguenze derivanti dai tagli imposti dal governo in merito alle forze dell'ordine e in particolare della Polizia Postale d'Imperia. Dal Piemonte arriva un articolo sulla situazione economica di Cuneo e sulle strategie di sviluppo. Sempre da Cuneo la riconferma di Ferruccio Dardanello alla guida della Camera di Commercio e dei progetti legati alle Alpi del Mare come patrimonio dell'umanità. Nelle pagine centrali si parla di tecnologia, con i nuovi sistemi di comunicazione, con la grammatica italiana messa a serio rischio e dell'uso del cosiddetto politichese che farebbe perdere di vista i problemi reali. Di religione si discute anche in un pezzo dedicato alla riunione dei vescovi in cui è stata trattata la tematica dei gay e dei divorziati. Seguono altri articoli sulla tassazione, sul clima ed il meteo, sull'attività dell'Associazione Libera e sugli itinerari dell'Abbazia di San Fruttuoso. Gettando uno sguardo oltre confine, Rivisto propone un approfondimento su Monte Carlo, che sembra non risentire della crisi. Infine, prima del solito focus sulla salute, l'annuncio dell'uscita del libro Piatti Matti di Federica La Corte con ricette tradizionali ed originali. Prefazione del patron di Striscia la Notizia, Antonio Ricci. E sono iniziati i preparativi in piazza San Giovanni ad Imperia per l'allestimento del grande albero di Natale offerto dal Comitato San Giovanni. L'accensione ufficiale è prevista sabato alle 17.30. Vediamo. Anche quest'anno il Comitato San Giovanni è impegnato nell'allestimento del grande albero di Natale, che come da tradizione viene posizionato in piazza San Giovanni, addobbato ed illuminato per l'intera durata delle festività natalizie di fine anno. L'accensione ufficiale è prevista per sabato 6 dicembre alle 17.30, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale. In tale occasione il Comitato vuole ringraziare anche il comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, che assisterà i soci nel posizionamento e messa in sicurezza del grande albero. Gli altri eventi organizzati per le feste dal sodalizio riguardano dal 15 dicembre la distribuzione gratuita fino ad esaurimento dei calendari INEIA 2015, che propongono all'interno le immagini delle foto premiate in occasione del concorso fotografico svoltosi nel mese di marzo. La pubblicazione può essere richiesta alle edicole di Piazza Dante, di Piazza San Giovanni e della Spianata Borgo Peri o rivolgendosi direttamente presso la sede sociale di Via Garessio. Lunedì 8 dicembre si svolgerà intanto il tradizionale incontro conviviale con gli anziani ospiti della Casa di Riposo Riccardi di Via Agnesi e domenica 14 dicembre, in occasione della Santa Messa delle 10, officiata da Monsignor Mario Ruffino, la consegna di 120 pacchi dono contenenti generi alimentari di uso corrente che la Caritas parrocchiale di San Giovanni Battista provvederà ad assegnare a persone e famiglie bisognose. Sabato 20 dicembre, sempre in piazza San Giovanni, appuntamento con la cioccolata calda e panettone offerti dal Comitato San Giovanni e poi in occasione di questo incontro saranno presenti anche i volontari delle delegazioni cittadine della Croce Rossa Italiana. E quest'anno, per festeggiare il Natale, anche il Comune di Andorra ha deciso di far installare nel centro cittadino un albero di 12 metri. L'inaugurazione è in programma per sabato. A parlarcene il sindaco Mauro De Michelis. Quest'anno per le nostre festività natalizie faremo una cosa che Andorra non ha mai avuto, eleveremo un albero di 12 metri al centro della città e lo inaugureremo con tutti i ragazzi delle scuole il giorno 6 dicembre nel pomeriggio e sarà un bell'evento perché innanzitutto è un albero che era già un albero già tagliato, quindi non è un albero che abbiamo tagliato apposta per fare il Natale, ma un albero di cui era previsto naturalmente la sostituzione. Faremo questo concerto con tutti i ragazzi delle scuole per inaugurare Natale, con la speranza che i cittadini, i turisti vengano ad Andorra a vedere questo albero e aiutino un po' la nostra economia. Questo albero verrà installato nella strada fra Via Roma e Piazza della Chiesa. Chiuderemo 20 metri di strada e installeremo questo albero proprio nel cuore della città.
Trasferta genovese per il calco del cippo miliario di Chiappa del Museo Civico di Diano Marina, che a partire dal 6 dicembre prossimo sarà esposto nella mostra Nel segno di Augusto, la Liguria e il Principe, allestita dalla Sovrintendenza per i beni archeologici della Liguria per celebrare il bimillenario della morte dell'imperatore, avvenuta a Nola il 19 agosto del 14 d.C. La mostra, allestita nei prestigiosi spazi del Teatro del Falcone a Palazzo Reale, presenta al pubblico rilevanti testimonianze e provenienti dal territorio regionale significative per illustrare i tratti salienti dell'età di Augusto. E si terrà domani sera ad Albenga, con inizio alle 21 presso il Teatro Ambra, un concerto di Daniele Ronda, cantautore piacentino tra i 61 finalisti delle audizioni per le sezioni nuove proposte del Festival di Sanremo 2015. L'appuntamento è stato proclamato in occasione del Festival Sulla Testa. Domani sera alle 20 presso la piscina comunale Felice Cascione di Imperia si giocherà il recupero dell'ottava giornata di campionato di pallanuoto Serie A1. La Mediterranea Imperia ospiterà la Larinantes Bogliasco di Mario Sinatra, squadra sorpresa del campionato guidata da un allenatore molto esperto e preparato. Le bogliaschine sicuramente arriveranno alla Cascione determinate e vogliose di riscattare la deludente prestazione interna contro il Messina. Vediamo la programmazione di questa sera. Alle 21 sul canale 16 andrà in onda una trasmissione dedicata alla tanto contestata intenzione del governo di reintrodurre l'IMU sui terreni agricoli. Ospiti in studio i sindaci di Cedio, Fabio Natte, e di Lucinasco, Domenico Abbo, che spiegheranno i gravi rischi che deriverebbero da questa decisione, annunciando clamorose azioni di protesta come le dimissioni in massa o la restituzione delle fasce tricolori in prefettura. Su canale 219 prosegue invece alle 21 la trasmissione sulle partite della palla a pugno prese dagli archivi storici di Imperia TV. Ora vediamo insieme i cantieri sull'autostrada dei Fiori, poi il quadro meteo. Questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato da lunedì 1 a domenica 7 dicembre. In direzione Francia, carreggiata nord tra Albenga ed Andorra, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Est ed Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico del viadotto Oliveto da lunedì a domenica anche notturno. Tra Imperia Ovest e Sanremo, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione da lunedì a venerdì. In direzione Genova, carreggiata sud tra Sanremo ed Imperia Ovest, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a venerdì. Tra Imperia Ovest ed Imperia Est, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno. Tra Andorra ed Albenga, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza da lunedì a domenica anche notturno. Vediamo il quadro meteo di ARPAL Meteo Liguria, le previsioni di domani, venerdì 5 dicembre, un'altra giornata all'insegna della variabilità. Al mattino nubi diffuse associate a rovescio temporali moderati in estensione da Levante a Ponente. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni con schiarite anche ampie, soprattutto sull'Iperiese ed isolati residui sgoccioline all'interno. Umidità su valori medio-alti, venti da nord a nord-est moderati o forti. Il mare sarà mosso o molto mosso a Ponente, poco mosso o mosso a Levante, in generale calo. La protezione civile segnala bassa probabilità di temporali o rovesci forti in mattinata. Dopodomani, sabato 6 dicembre, scenario meteorologico pressoché invariato. Quindi avremo nubi sparse, qualche schiarita soprattutto sulle coste dell'Imperiese ed isolate deboli piogge a carattere di rovescio temporale più probabili nell'interno. Umidità su valori medio-alti, venti da nord a nord-est deboli o moderati e rinforzo la sera, il mare sarà mosso o poco mosso a Levante, in aumento fino a poco mosso ovunque la sera. Bene, noi chiudiamo qui il nostro giornale e l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata.